benvenuti a tutti, questa è Dharma, la trasmissione dedicata al buddismo e alle filosofie orientali. Io sono Gianfranco Bertagni, questa è la seconda puntata. La scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare del Buddha, della sua vita, e ci eravamo lasciati con la scelta da parte di Siddhartha di fuggire dalla reggia nella quale aveva vissuto i suoi primi 29 anni. Siddhartha quindi abbandona la sua residenza, sua moglie, suo figlio, suo padre, la sua madre putativa, e diviene un samana, no? Un samana, cioè un ricercatore, un asceta solitario, itinerante, un uomo che vive elemosinando, spostandosi di paese in paese, fermandosi eventualmente in qualche scuola diretta da un maestro spirituale particolarmente rinomato, per poi ripartire dopo un certo periodo di discepolato da questo maestro. E così fece Siddhartha. Abbiamo anche un resoconto di un incontro tra il futuro Buddha e il re Bimbisara. Siddhartha si sarebbe diretto a piedi, tappa per tappa, alla città di Rajagra, capitale del regno dei Magadha, nel sud dell'attuale Bihar, e lì appunto avrebbe incontrato il re Bimbisara, che sarebbe poi divenuto un suo grande sostenitore. Ovviamente non possiamo sapere se questo incontro ci fu realmente. Più probabilmente si tratta di uno dei tanti tentativi da parte dei compilatori dei discorsi buddisti, del Buddha, di caricare di prestigio la figura del neo-asceta Siddhartha. Comunque, secondo la narrazione, Bimbisara mise alla prova Siddhartha, cioè lo richiamò ai suoi doveri di principe ereditario. Ma Siddhartha rispose che non era suo desiderio divenire un re carico di onori, bensì cercare la via che conduce alla liberazione, superare la dimensione della sofferenza prodotta dalle continue nascite e morti. Bimbisara, secondo il racconto, sarebbe rimasto quindi assai colpito, assai positivamente colpito e stupito, e avrebbe chiesto a Siddhartha di tornare da lui una volta ottenuta la liberazione. Questa idea della liberazione come superamento della dimensione sofferente delle continue nascite e morti. Naturalmente è un'ottica che sarà quella buddista, ma che è tipica dell'impostazione indiana, induista, cioè l'idea secondo la quale il samsara, cioè il ciclo delle nascite, delle morti, delle rinascite successive, sarebbe la sede delle alterne vicende, delle passioni, della sofferenza, della morte, naturalmente, di quella mutevolezza degli stati mentali, fisici, emotivi, che è ritenuta massimamente separativa da quello che invece è considerato lo stato perfetto, lo stato di pace completa, di stabilità assoluta, che è appunto quello del Nirvana. Secondo le narrazioni di cui disponiamo, Siddhartha, continuando il suo cammino, raggiunge Vesali, che oggi si chiama Besar, vicino a Patna. In questa città aveva sede la scuola di Alara Kalama.
il quale Kalama divenne il primo maestro di Siddhartha. Di lui, di Kalama, sappiamo molto poco. Le uniche informazioni le abbiamo grazie a ciò che ci è riferito dai pochi testi buddhisti che ce ne parlano. La sua dottrina, la sua filosofia, il tipo di pratica meditativa da lui usato, da lui e dai suoi allievi, non ci risultano molto chiare. Comunque, da quel poco che sappiamo, il suo insegnamento voleva condurre a sperimentare la sfera di non esistenza, non meglio definita. In ogni caso, Siddhartha si impegna nello studio, nella pratica del metodo di Kalama, riesce in breve tempo a penetrare l'intero insegnamento, l'intero suo insegnamento, riesce attraverso la pratica, a raggiungere il livello di stato meditativo ritenuto dal maestro come l'apice della sua dottrina. E a questo punto l'Arakalama, riconoscendo ormai in Siddhartha un suo pari, gli offre, gli propone di rimanere con lui, così che possano entrambi istruire i suoi discepoli. Ma Siddhartha non accetta questa proposta, non accetta questa nobile proposta e dichiara che in realtà l'insegnamento di Alarakalama non conduce alla vittoria su ogni passione, non conduce alla interruzione del ciclo del samsara, al completo e definitivo nibbana, non conduce al superamento dell'attività del pensiero, al pieno superamento dell'ego, ma solo al nulla, a questa sfera appunto di non esistenza. E così Siddhartha abbandona la scuola di Kalama. Quindi il futuro Buddha continua la sua ricerca e si reca nel Magadha a Rajagra, la città in cui aveva incontrato il re Bimbisara. Secondo alcuni studiosi, tra l'altro, è proprio in questa occasione in realtà che incontra il re. E diviene discepolo di un secondo maestro, Uddaka Ramaputta. E si ripete praticamente lo stesso pattern di quello relativo all'esperienza del futuro Buddha con il suo primo maestro. Cioè, anche qui, anche in questo caso, prende in profondità e velocemente la dottrina di Uddaka che si proponeva di giungere a una sfera in cui non vi è più né idee, non vi sono più né idee né assenza di idee. Realizza in sé l'insegnamento di questo maestro, si presenta a lui e dice: ho studiato, ho compreso, posseggo il tuo insegnamento. Allora Uddaka gli risponde dicendo che oramai è uguale a lui e gli propone di rimanere nella sua scuola e di istruire insieme loro due, appunto, gli altri discepoli. Ma anche qui Siddhartha non accetta l'invito, anche questo insegnamento non conduce veramente, riflette Siddhartha, non conduce veramente all'obiettivo definitivo, ma solo a uno stato nel quale appunto non c'è idea e nemmeno assenza di idea, e allora anche in questo caso Siddhartha lascia, la scuola di questo, secondo maestro. Abbandona Uddaka, abbandonato il secondo maestro, Siddhartha si dà alla ricerca solitaria, si
impegna in un radicale ascetismo. Quindi cerca nell'ascetismo più estremo la via per la liberazione. E allora inizia un periodo di mortificazioni fisiche, di digiuni, di prove limita sopportazione umana, veglie prolungate, lotte contro il sonno, lunghi periodi di intensa meditazione, di esercizi spirituali, eccetera. In tutto questo Siddhartha è seguito da altri cinque asceti che vedono in lui appunto un campione dell'ascetismo, un modello da imitare. E con loro si ferma nei dintorni di Uruvela, nelle vicinanze del fiume Dharamjara, in un boschetto che appunto ritiene, che Siddhartha ritiene adatto per lui e i suoi discepoli, diciamo così, per la loro ascesi. E così passano 6 anni in questo sito tra le pratiche ascetiche più dure. Il suo corpo arriva a una debilitazione tale che ormai non riusciva più a reggersi in piedi. Addirittura c'è un testo che ci riferisce che defecando cadde sulle sue feci, tale era la sua debolezza. E a questo punto ritenne questo stato fisico così prostrato non degno di un uomo nobile. E allora Siddhartha quindi comprese che questo tipo di ascetismo radicale non poteva condurre alla completa realizzazione, e così decide di riprendere ad alimentarsi. Accetta la scodella di riso offerta da una fanciulla che vedutolo ebbe pietà appunto della sua condizione penosa, riprese a mangiare, riacquistò dunque le forze, ma i cinque asceti che lo seguivano videro la rottura del digiuno da parte di Siddhartha e allora intesero questa scelta come una sorta di tradimento. Un tradimento rispetto ai loro ideali ascetici, e allora decisero di abbandonarlo e se ne partirono per Benares. Questa scelta di Siddhartha di abbandonare il duro ascetismo, se è lontana da un certo tipo di, appunto, di ideale presente all'interno dell'ottica induista e non solo, ovviamente. Dall'altra parte è uno degli aspetti centrali di quella che poi sarà la predicazione del Buddha stesso, nella quale cioè si addita una via mediana, una via di mezzo, lontana allo stesso modo sia dall'estremismo dell'automortificazione da una parte, sia dall'altra parte dall'abbandono cieco alle passioni, alla autoindulgenza rispetto agli stimoli dei sensi. Per questo, la via del Buddha è chiamata appunto anche la via di mezzo. Siddhartha rimase solo, sempre nel boschetto di Uruvela. Il momento del Nibbana si stava avvicinando, si stava cioè radicando in Siddhartha in modo veramente intenso il proposito di perseguire fino in fondo la via per il risveglio. A questo punto, secondo alcuni testi, Mara, il dio della morte, un po' diciamo così il diavolo della tradizione induista, il tentatore, vide in questo proposito un pericolo, una minaccia per il suo dominio, una minaccia dovuta al fatto che altri esseri che sarebbero potuti divenire seguaci del Buddha avrebbero potuto anche loro raggiungere il Nibbana e quindi uscire dal ciclo del Samsara, il regno di Mara.
E allora si narra in questi testi dei diversi ostacoli con i quali Mara cercò di sviare il futuro Buddha. Tentazioni, visioni di fanciulle bellissime, armate di demoni dagli aspetti orribili, fulmini, eccetera. Ma nulla ebbe effetto, nulla ebbe effetto sulla decisione ferma, ormai ferma, di Siddhartha, il quale Siddhartha, dopo essersi bagnato nel fiume Neranjara, chiese dell'erba a un uomo che vide che la stava tagliando in un campo, si recò al cosiddetto albero del risveglio, un pipal, una ficus religiosa, appoggiò a terra l'erba usandola come cuscino, vi si sedette sopra, con il corpo eretto, con mente ferma, ed entrò in meditazione, dicendo a se stesso: da qui non mi alzerò fino a quando non avrò raggiunto la vera comprensione. Secondo certi testi, il futuro Buddha stette seduto sotto l'albero del risveglio per 49 giorni. La tradizione ci parla, ci narra di quattro stati meditativi nei quali Siddhartha entrò, cioè quattro penetrazioni, quattro approfondimenti ulteriori, appunto quattro stati di meditazione, quattro tappe attraverso le quali passò per giungere al completo, al definitivo Nibbana, i cosiddetti jhana. Nel primo jhana Siddhartha rigetta le passioni, le altre negatività in genere, e concentra intensamente il suo pensiero. Un livello questo che è caratterizzato da gioia, dalla presenza ancora però del ragionamento, della riflessione. Nel secondo jhana Siddhartha abbandona anche la riflessione, la sfera del ragionamento, sempre mantenendo uno stato di serenità, uno stato di gioia prodotta da questo stato di assorbimento. Mantiene uno stato anche di pensiero unificato, di attenzione concentrata. Successivamente abbandona anche la gioia. Perché abbandona la gioia? Perché la gioia è tesa in questo senso, in questo caso, come il risultato di anch'esso di una anch'essa di un autocompiacimento, anche seppur di tipo spirituale. E così raggiunge il terzo jhana, fatto di concentrazione, di attenzione, di imperturbabilità, di equanimità, e con un portato anche di felicità, ma a livello corporeo, a livello fisico. Infine il quarto jhana, cioè l'abbandono delle coppie piacere-dolore, della coppia gioia-tristezza, in uno stato quindi di perfetto di sacco, di assoluta attenzione, di equilibrio, di un equilibrio definitivo. Quindi c'è un percorso graduale lungo i quattro jhana, un percorso di purificazione, un percorso di liberazione. Liberazione prima dalle passioni, poi dal pensiero discorsivo, e successivamente anche dalla gioia, appunto come segno di autocompiacimento, ma anche come intesa come qualcosa che fa ancora parte della mutevolezza della vita umana, della sua emotività. E infine, appunto, il quarto jhana, la totale eliminazione del dolore, della sofferenza. Questo successe nella prima parte della notte, quella che viene chiamata nella tradizione buddista la notte del risveglio. Successivamente Siddhartha contemplò le sue vite passate, le sue e quelle degli altri, comprese la legge che causa il succedersi delle esistenze in un vortice di nascita, morte e rinascita, e scoprì il modo per liberarsene, quello che poi costituirà il tema della sua predicazione. Cioè Siddhartha comprese pienamente
l'essenza del dolore, cioè la sua esistenza, la sua origine, la necessità della sua eliminazione e infine la via che porta a questa eliminazione, cioè la via che conduce alla liberazione, al Nibbana, alla uscita dalla catena del samsara. C'è già qui in questo in questa vicenda, cioè appunto la realizzazione del Buddha sotto l'albero dell'illuminazione, del risveglio, c'è qui già un riferimento a quello che può essere tranquillamente definito come il centro della dottrina del Buddha, l'aspetto più originario e originale del suo insegnamento, cioè le cosiddette quattro nobili verità sulle quali poi torneremo la prossima volta, cioè l'essenza del dolore, appunto la sua esistenza, la sua origine, la necessità della sua eliminazione e la via che porta alla distruzione del dolore medesimo. A questo punto Siddhartha, all'età di 35 anni, diviene il Buddha, l'illuminato, il risvegliato. Lui stesso ne fu consapevole, dice: per me sono esaurite le nascite, è stabilita la condotta pura, è compiuta la missione, non riceverò più nascita, cioè appunto non rinascerò più dopo questa vita. La notte del risveglio del Buddha coincide, secondo la tradizione, con il primo plenilunio del mese di Vesak, un mese del calendario lunare buddista che è collocabile tra i nostri aprile e maggio. Un giorno che evidentemente è del tutto simbolico, dato che anche la nascita del Buddha e la sua morte fisica vengono fatti coincidere sempre con questo giorno di plenilunio. Il calendario buddista, diversamente da quello cristiano, che inizia a conteggiare gli anni dalla data convenzionale della nascita di Gesù, inizia, il calendario buddista appunto, inizia a conteggiarli invece dalla data altrettanto convenzionale della morte fisica del Buddha, cioè il completo Nibbana, nel quale Buddha non ritorna, il Nibbana di non ritorno, che è collocato tradizionalmente nel 543 a.C. Il Vesak è anche la festività buddista più importante, un giorno che viene ricordato in tutto il mondo da tutte le tradizioni buddiste, anche in Italia. Tra l'altro in Italia il Vesak è l'unica festività buddista riconosciuta dallo Stato italiano in un'intesa sottoscritta con l'Unione Buddista Italiana, nella quale intesa, per semplicità, si è scelto di fare coincidere la data di questa festività con l'ultimo fine settimana di maggio, anche se teoricamente ogni anno il giorno reale del Vesak cambia. Buddha rimase seduto per altri 7 giorni, assorbendo pienamente la felicità prodotta dalla liberazione, e si rese conto della difficoltà della sua dottrina. Troppo difficile, troppo complessa per essere conosciuta, per essere fatta conoscere dagli altri. Allora è qualcosa da rivelare alla gente, a quella gente che è soprattutto volta alla brama, alla ricerca spasmodica del piacere. Non è forse una verità troppo difficile, troppo dura, accessibile solo a pochi? E il Buddha era titubante, ma a questo punto, narra la tradizione, compare il dio Brahma, la divinità principale dell'induismo, il dio, diciamo così, creatore dell'intero universo. Compare Brahma e chiede al Buddha di decidersi per la predicazione,
per la predicazione della verità agli altri uomini, agli uomini che vivono in una situazione spirituale assai critica e che quindi più che mai hanno bisogno dell'illuminato e della sua dottrina. Brahma prega il Buddha, fa questa richiesta al Buddha per 3 volte e alle parole di Brahma, e in forza anche e soprattutto della compassione, dell'estrema compassione del Buddha nei riguardi di tutti gli esseri viventi, così ci narrano i testi, il Buddha stesso si convince della necessità della sua predicazione. Convincersi della necessità della predicazione vuole dire anche convincersi della non opportunità di tenere nascosta in sé la verità scoperta. Costituirebbe questo una ulteriore forma di egoismo, di egocentrismo, certamente contraria agli ideali etici universalistici e all'insegna appunto della benevolenza, della equanimità tipici del buddismo. E proprio sulla debolezza dell'egoismo umano cerca di far leva una seconda volta Mara, il tentatore. Siddhartha ormai era divenuto Buddha, e Mara cerca di, diciamo così, di limitare i danni, cioè di limitare al solo Buddha la liberazione già conseguita. Il desiderio quindi di non permettere a tutti gli altri esseri di poter uscire dal ciclo del samsara. Allora Mara induce il Buddha a godere da solo dei risultati che ha ottenuto. Lo esorta a far questo, a entrare quindi nel Nibbana definitivo, senza ritorno, senza preoccuparsi degli altri uomini. Ma il Buddha vince anche questa ultima tentazione. Il Buddha dice: Io certo, malvagio, non entrerò nel Nibbana se prima questa vita di impurezza non sarà prospera, fiorente, diffusa, a molti nota, largamente spiegata, ben manifesta agli dèi e agli uomini. E allora appunto il Buddha sceglie per la via della predicazione. E una volta scelta la via della predicazione, il Buddha, pensando che potesse essere il suo primo uditore, il primo a cui insegnare il suo Dhamma, il suo insegnamento Dhamma, pensò al suo maestro, all'Arakalama, ma era morto. Allora pensa al secondo maestro, Ramaputta, ma anche lui è già morto. Allora a chi insegnare? E al Buddha vennero in mente i 5 asceti, i 5 asceti che lo avevano seguito e poi abbandonato per andare a Benares. Essi si trovavano a Benares al parco delle gazzelle. E allora Buddha partì nella stagione delle piogge, per dirigersi appunto alla volta di Benares. E a Benares Buddha farà il suo primo discorso, di cui parleremo la prossima volta, è un discorso veramente fondamentale, il cosiddetto discorso di Benares, in cui sono esposti i principi cardine della sua dottrina. Ma nel tragitto incontra un monaco appartenente a una setta, la setta degli Ajivika, un monaco dal nome Upaka. In questo incontro Upaka vede il Buddha ed è colpito dalla sua espressione pacifica, tranquilla, e allora gli chiede quale sia il suo maestro. E qui c'è qualcosa che sarà un altro degli aspetti principali del messaggio del Buddha. Cioè il Buddha in questa occasione risponde dicendo che non ha alcun maestro, che lui stesso ha vinto tutti i suoi nemici, che lui stesso si è pulito di ogni detrito mentale, che lui stesso ha ottenuto l'affrancamento da ogni brama, che da solo ha acquistato la saggezza e quindi che nessuno può essere considerato suo maestro. Ecco, questo appunto è uno dei temi propri della dottrina del Buddha, cioè come dire, sta a te soppesare, valutare, considerare,
praticare un certo insegnamento, una certa dottrina. Nessuno lo può fare al posto tuo, nessun Dio ti salverà, nulla potrà sostituirsi al tuo impegno sulla via del risveglio. Anche ciò che è accaduto al Buddha, la lontananza dalla religiosità istituzionale, brahmanica, l'abbandono dei suoi due maestri, l'abbandono anche di quel tipo di ascetismo considerato la via che il Samana deve seguire, l'abbandono insomma di ogni sentiero già tracciato, già battuto, è stato spesso letto in questo senso, cioè il Nibbana passerebbe solo attraverso un serrato confronto con te stesso, un lavoro su te stesso. Quindi nessun sotterfugio, nessun escamotage, ci sei solo tu. Se volessimo usare una parola un po' difficile, il buddismo in questo senso è un tipo di spiritualità estremamente antropocentrica, cioè che mette l'uomo, le sue capacità di purificazione, di miglioramento, di realizzazione al centro di tutto. In un suo discorso il Buddha dice: sii un'isola per te stesso, sii un'isola per te stesso, un rifugio per te stesso, senza dipendere da nessun altro. Bene, per oggi terminiamo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana, intanto buone cose a tutti.